Sì. Che storia vuoi? Una storia spaziale. Una storia spaziale? Va bene, storia spaziale. L'ho trovata. Due giovani astronauti di nome Emma. No, Maria Sole. Maria Sole e Alex. No, libero. Due giovani astronauti di nome Maria Sole e Libero, cadetti dell'Accademia di Esplorazione Spaziale, furono assegnati a una missione. Arrivò il giorno del lancio e con un rombo potente il loro razzo si staccò dalla rampa e si librò verso il cosmo infinito. Mentre salivano attraverso l'atmosfera, osservavano l'affascinante bellezza del loro pianeta natale dallo spazio. Una volta raggiunta l'orbita, il loro modulo si staccò dalla punta del razzo per andare ad agganciarsi alla navetta spaziale, in orbita attorno al loro pianeta. Maria Sole e Libero consegnarono le scorte di cibo all'equipaggio della navetta, aiutandoli poi nel rilascio e dispiegamento di un satellite per le telecomunicazioni. Per consentirgli di effettuare con successo la navigazione in assenza di gravità, dovettero poi calibrare il satellite con estrema cura. A bordo della navetta spaziale raggiunsero la stazione spaziale fuori uso, che aveva un disperato bisogno della loro assistenza. Infatti, i pannelli solari erano stati danneggiati da una pioggia di meteoriti e il suo equipaggio era rimasto bloccato. Libero e Maria Sole lavorarono senza sosta con il resto dell'equipaggio per riparare i pannelli solari della stazione, ripristinare l'alimentazione elettrica dei sistemi di supporto vitale e garantire la sicurezza degli astronauti a bordo. Dopo il successo del salvataggio della stazione spaziale, ripartirono verso un lontano pianeta roccioso per esplorarne la superficie alla guida di un robusto veicolo. Raccolsero dati preziosissimi sulla geologia del pianeta e scoprirono minerali e prove della presenza della vita. Durante la loro esplorazione, infatti, incontrarono un curioso alieno il cui unico occhio percepiva i colori in modo molto diverso rispetto a noi umani. Pensa che il colore rosso per lui era rilassante, mentre il verde lo agitava tantissimo. Questo incontro insegnò loro il valore della comprensione e del rispetto delle diverse forme di vita, anche quelle drasticamente diverse da noi. Quando tornarono sulla Terra, il loro viaggio eroico era tutt'altro che finito. L'universo nascondeva ancora tantissimi enigmi e avventure e i giovani astronauti erano ansiosi di partire per scoprirli. Ti è piaciuto? E se costruissimo un modello Lego per ognuno di questi oggetti? Che c'hai, Costi? Una sciatto. Dai, ora va a letto però, devo lavorare. Sì, ok. Buonanotte!